Con 6 punti nelle ultime 3 partite, clima più disteso in casa Pescara e non solo per le 2 vittorie. La formula varata per la partita con il Benevento si è rivelata azzeccata, soprattutto perché la squadra riesce a proporre gioco e palle gol. La naturale conseguenza poi è segnare ed in questo momento il Pescara ha addirittura il miglior attacco del campionato con 20 reti, pur avendo perso il centravanti titolare e con il casting che ora vede vincitore il baby Gennaro Borrelli, che è stato il terminale offensivo dell'ultimo trittico di partite. Ha realizzato il primo gol tra i pro contro il Pisa, ma si è distinto anche per un lavoro fatto di sacrifici e sportellate utile per la squadra. Il nuovo assetto tattico, oltre a far ritrovare alcune certezze difensive, la coppia Betella-Scognamiglio è quella che ha chiuso la scorsa stagione e si dimostra ben assortita, esalta le qualità tecniche di Cristian Galano e José Machin. L'ex barese sta segnando con una media mai avuta in carriera e, continuando così, può andare ben oltre le 14 reti realizzate 2 stagioni fa. Machin, già a segno 5 volte, ha migliorato il suo rendimento quando ha avanzato il suo raggio d'azione, senza dimenticare il contributo del centrocampo, che si giova dei chilometri macinati dall'equilibratore Busellato, della qualità di Palmiero, in parte limitata da un ginocchio in disordine, la prossima sosta sarà utile, e del gioco a tutto campo di un Memusciai sontuoso contro Pisa e Benevento. La sua assenza a Castellammare si è sentita e tanto. Certo, non è tutto oro quello che luccica, altrimenti non si spiegherebbero questi alti e bassi di rendimento. Machin prova a interpretare la situazione. Penso che quando noi siamo in campo con la testa giusta, con la personalità giusta e capiamo le nostre potenzialità e i nostri difetti e cerchiamo di limitarli, in questa Serie B possiamo dirle la nostra contro tutti, perché siamo una squadra forte. Quindi bisogna trovare il giusto equilibrio e la continuità, sia individualmente che di squadra, perché penso che siamo un grande gruppo e possiamo fare grandi cose. Sabato alle 18 al Castellani il Pescara se la vedrà con l'Empoli del fresco ex Leonardo Mancuso, bomber della scorsa stagione, ma ci sono altre tracce di un passato in riva all'Adriatico nel difensore Simone Romagnoli e nel tecnico Cristian Bucchi. Per i toscani non è un bel momento. Domenica scorsa KO senza attenuanti a Benevento, più in generale 3 pareggi e 2 sconfitte nelle ultime 5 gare. Le assenze hanno pesato, sabato Bucchi potrebbe riavere Lagumina in attacco al fianco di Mancuso, ma il tecnico empolese, la cui panchina non è salda, non ci gira intorno e fa mea culpa. Quando manca cattiveria, quando manca agonismo, la responsabilità è dell'allenatore, perché evidentemente non sono riuscito a trasmettergliela e quindi di questo sono il primo responsabile. Mi dispiace, perché mi conoscete un po' e questa è una caratteristica che a me non manca sicuramente. Quindi dobbiamo essere bravi a mettere tutto questo in campo, perché abbiamo delle qualità a cui dobbiamo associare un qualcosa che abbiamo avuto per diverse partite.